Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con DayZ. Come sempre io vi ringrazio prima di entrare nel vivo per tutti i commenti che mi avete lasciato, tutti i consigli. Ho visto che ovviamente DayZ vi piace come genere, come video, quindi quando posso ragazzi cerco di portarvelo più spesso possibile, cercando appunto di alternarlo anche agli altri titoli. Purtroppo c'è un po' di mal di gola ancora reduce da qualche giorno di influenza, quindi spero di riuscire a parlare senza sforzarmi troppo, insomma, che poi magari sopraggiunge la tosse e tutto il resto. Magari sto un po' più zitto, così ci facciamo qualche video di ASMR su DayZ. Allora, ci siamo lasciati in questa posizione, siamo ancora messi molto molto male. Ho sistemato un po' l'inventario anche grazie ai vostri consigli. Ho riparato alcuni capi d'abbigliamento perché c'eravamo lo scotch, quindi ho utilizzato appunto il nastro adesivo per sistemarli. Ho anche mangiucchiato qualcosa, ho sistemato anche un po' di proprio come posizione la roba nell'inventario, insomma, grosso modo. Ho buttato anche la maschera antigas, visto che, come mi avete detto giustamente, avercela appresso, ma senza effettivamente il kit completo non ha senso e prende solo un fottio dei posti, quindi per il momento può andare bene così. Allora, l'idea mia intanto è cercare di non morire, anche se insomma non è che siamo messi proprio benissimo da questo punto di vista. Intanto muoviamoci da qua. L'idea mia sarebbe anche quella di eventualmente ritornare dove abbiamo trovato la roba, quindi lì nel palazzo. Oh, un altro nastro adesivo che può tornarci assolutamente comodo. Quindi se riusciamo a ritrovare, non dovrebbe essere troppo distante in verità. Qui c'era la serra, se non ricordo male, noi veniamo da laggiù. Allora, qui purtroppo ancora nessuno ha seminato, quindi per il momento niente. Allora, noi mi pare che venivamo da là. Sì, lì c'era la chiesa. Ma qui non la vedo proprio così a vista, però se non ricordo male venivamo da là. Quindi vediamo se riusciamo a ritornare da quella parte. Magari la base non c'è sta più o c'è sta ma l'hanno fortificata. Insomma, vediamo un po' come si è evoluta la situazione. Così speriamo anche che piano piano torni il Non a salire anche il sangue e la vita in generale, e riusciamo a vederci anche un pochettino meglio. Allora, sì, venivamo da di qua noi. Io mi sta a venire il dubbio, però non eravamo andati troppo lontani, insomma. Quindi per forza di cose era qui. Eh sì, per forza. Ok, lì era la chiesa, cioè c'era il campanile dove ci avevano sparato, o perlomeno presumo sia andata così, ci avevano sparato i primi giorni. E qui dovrebbe esserci appunto la struttura, era un palazzo bello grande, quindi non è che passa, eccolo là. Passa inosservato, insomma. Allora, cerchiamo di ritornare lì, vediamo un po' com'è la situazione, visto che appunto mi avete detto che qualcosina in più magari sarebbe stato utile portarsela. Magari anche i c'erano alcuni fucili, se non ricordo male. Vabbè, i semi, mo ce l'avevamo già due dei pacchi. Aspetta, questo magari me lo prendo, re casco, sempre meglio di questo da là, no? Magari ci ripara un pochettino di più. E c'erano dei fucili, se non ricordo male, ed altro, quindi vediamo un attimo se siamo fortunati.
riuscire a riandarci senza grossi problemi, altrimenti ciccia. Moriremo male, insomma. Purtroppo ho visto che per questo fuciletto che abbiamo, anche l'ottica, ci abbiamo solo due corpi, quella in canna più un altro. Quindi bisognerà prestare un attimo attenzione perché non ne abbiamo tantissimi, ecco. A parte che volendo uno l'ottica, se è compatibile con qualche altro fucile, potremmo eventualmente spostarla da qui e metterla su un altro. Quindi non sarebbe male, però mi conviene andare anche alla pistoletta che perlomeno questo qualche colpo in più lo abbiamo. Scarpe, molto danneggiate addirittura, niente di che. Allora, fortuna la vita generale un po' è salita, mi manca l'ultimo pezzo del sangue e poi anche quello è a posto, e appunto ritorniamo anche a vederci in maniera normale, un po' più dei colori pure. Allora, mi sono perso un attimo per palazzo, dannazione. Ma attenti perché potrebbe esserci qualcuno, eh. Allora, c'è. No, non è qua. Mi sono ricordato male, da qualche parte qua c'era la fontanella. Eccola là, infatti. Eccola lì. Scarpe, queste sono intatte le nostre pure, quindi va bene, eh. Va bene pure così. In verità, per la fontanella io non mi ricordo se abbiamo, questa dovrebbe essere piena. Sì, oddio, non ci abbiamo problemi di sede, quindi per il momento possiamo pure proseguire, dai. Se ci dice bene che troviamo qualcos'altro da riempire, ripassandoci magari diamo un'occhiata. Occhio qua. Cogiuda. Siamo entrati e c'è uno zombie. Quello pure è un altro zombie. Qua dentro non sarebbe male da ritornarci, però se so pieno di zombie. Ecco. Palle. Non l'hai mai visto. No. Vabbè, ci ritorneremo poi, dai. Che altro? Oh, cazzo era? Sai che schioppo? Ho sentito. Ah, a sinistra ha fatto prendere in corpo. Stavo a dire, più che altro occhio lì alla struttura, perché se c'è sta qualcuno. Questo non sembra male. Giubbotto da poliziotto non è male. Aspetta, mettiamose magari non proprio in prossimità delle finestre. Ok, questo già ottimo. C'era un'altra cosa qui che è una borsa tattica. Questa ha 35 slot addirittura. Però è già mezza danneggiata, quindi. Ok, volendo la potremmo riparare con il. Scusa, borsa tattica, quindi mi sostituisce lo zainetto praticamente. Sì. È un po' strana come viene. Cioè, è illunga, diciamo. Però va bene uguale, dai. Potremmo appunto utilizzare il nastro adesivo. Aspettate. Diamo un'occhiata un attimo là sopra. Perché
Ok. Metti dalle spalle e via. Damo sì. Oddio, poi se c'è qualcuno, valla a capire. Vabbè, proviamo, dai, alle brutte se muore. Pazienza, insomma. Mi sembra un po' troppo tranquilla sta zona. Però non mi ricordo manco che piano fosse. Cioè, era l'ultimo piano. Mi pare. Però non mi ricordo da che parte era. Ah no, qua sono ancora i pali. Quindi mi viene da pensare che l'abbiano solo posizionati e basta. Occhio però, eh. Domani era qua dentro. Forse. No. Cappelletto. Eccolo, sì. Resta ancora qualcosa? Cazzo, c'è niente. Lasciate le mutande, mi hanno lasciato. Ci aveva detto bene quando siamo andati la prima volta. Ci aveva detto bene. Vabbè, dai, una controllatina andava fatta, dai. Certo, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho giocato, quindi ci sta che magari o loro stessi hanno abbandonato la zona. Oh, per un attimo c'è stato qualche problema di connessione col server. E un attimo si è acceso il simboletto. No, 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 non mi vieni a rompere scatole. E niente, come non detto. Dai. No! Connessione instabile. Che cazzo, mo speriamo che non sono morto perché c'avevo lo zombie. Porco ciuda. Vediamo un po'. Sono riuscita. Vabbè, perché mi dice come se ce ne fossi già. Come se fossi ancora dentro al gioco. Speriamo, cazzo, mi stava a attaccare lo zombie. Vediamo un attimo, raga. Famo tutto in diretta. Speriamo bene. No, ma se mi trovo morto così, mi fa rosicare. Ma semplicemente rosicare, eh? Ecco. Che cazzo è successo? Dimmi che sono solo svenuto. No, dai! Non si può morire così! Poi dice che disinstalli il gioco, porco Giuda! Ma dai, cazzo! Lo sapevo che sarebbe andata così. La disconnessione mentre te stanno attaccando, il personaggio era ancora lì fermo, immobile, a farsi ammazzare dallo zombie. Che cacchio di sfiga, dannazione! Cioè, ci dovrebbe dire fortuna, per non dire un'altra cosa, che se riusciamo a rinascere magari vicino, potremmo ritrovare il nostro corpo con la roba finché non passa qualcuno a piassolo. Ma va a ricordando stiamo. Allora, rivediamo un attimo, ragazzi, al volo. Dai, che sfiga. Ci voleva proprio questo. Non ci voleva proprio. Vediamo un po'. Sarò la prima volta che stavamo messi bene. Dove cazzo stavamo qua? Aspetta, qua c'è un ponte però. Aspetta, aspetta. Vuol dire che siamo particolarmente vicini? Allora, se qua la struttura lì, poco poco. Aspetta, che devo evitare. Devo evitare pure di morire però un'altra volta. Se quel palazzo laggiù è i palazzi della base. Forse non siamo così lontani. Se sto zombie la smettesse di venirmi dietro, magari non sarebbe male come cosa, eh? E mollami. Niente, mi sono stancato, devo picchiarlo per forza. E che cazzo, mi è già ferito. Aspetta che non c'ho stamina. Tua. Cazzo, un corpo mi ha dato, mi ha tagliato. Vediamo un attimo. Eravamo
Più o meno là vicino, eravamo appena usciti. Non manco mi ricordo precisamente, dannazione, vediamo un po'. Vediamo se riesco a trovare lo stesso punto. Sperando che sia la stessa città, ma credo di sì. Mi sembra proprio di sì. Ragazzi, mi sa che sugli stessi c'erano un passaggio a livello. Oddio, boh. Dai, senti che schioppi. No, mi viene da pensare che non è lo stesso. No, non mi ricordo che c'erano le rotaie nei pressi. Beh, il palazzo è uguale, ma non è quello dove ero prima. No, direi proprio di no. No, 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 assolutamente no. Mannaggia la miseria, che sfiga. E niente. Qui c'è pure la clinica. C'è tutto, però non c'è. Non è lo stesso posto dove sono stato ucciso. Cioè, magari è quella prima, però che cazzarola ne sono. Taci. Basta, dei. Cazzo sbucato quello. Mo te la pin due, ti è. Mi spiace, ma vai. Non capito poi perché lo zombie, invece che addosso a me, è andato addosso a lui. Boh, vabbè. E niente. Stiamo attenti perché già c'è qualcuno che gironzo, la sento già spari in lontananza, insomma. Sta rosica veramente tanto. Perché eravamo riusciti a ingranare, dannazione. Eccolo. Dai, mi voglio ammazzare. Che dovevo fare? Che volevo fare? Aspetta, preferisco morire e ricominciare. Tanto comunque non è la città dove ero, quindi lì ci dovrebbe essere un accampamento. Boh, forse sì. Sacco di serre. Ma che palle, oh, una gallina. Cazzo, sono agili sti zombie, però, eh. Guarda se arriva il tizio. Che pizza, però. Vabbè, se muoio preferisco, guarda. Così ricominciamo con un po' più di calma. Ma qui sono andato di corsa perché pensavo fossi già nella stessa zona. E invece no. E che palle, mi ha pure rigraffiato. A che ora? A che è? Vabbè, dai, è marzo, ne famo prima. Così ricominciamo con calma. Ah, sto troppo a rosicare, caro. Veramente, sto troppo a rosicare. Dannazione. Una volta che eravamo riusciti a cavarcela discretamente, eravamo anche discretamente equipaggiati, qualcosina, insomma, perlomeno eravamo riusciti a recuperarla e niente, ci si è messo l'instabilità di connessione, ci mancava. Mannaggia. Vediamo un po' se si riprende. Speriamo che. A parte, mi sa che mi posso suicidare, non è che devo necessariamente attendere che c'è ammazzi lo zombie. Infatti, rigenerati. Sì. Va bene. Allora, ragazzi, visto che siamo, insomma, è finita tutto quanto. So, è un video più corto del solito. Non è colpa mia, purtroppo. Gli imprevisti accadono. E quindi vedremo di sopravvivere nuovamente. Il problema è che qui te fa rinascere praticamente già in mezzo alle cose. Cioè, su Cennarus perlomeno stavi grosso modo sulla spiaggia, isolato, quindi avevi un po' di tempo per guardarti intorno. Qui te fa nascere in mezzo alle case, che dici vabbè, perlomeno magari hai la fortuna di recuperare già qualcosa di cibo, però potresti pure già trovare qualcuno che passa di là, dai una mazzolata in testa e mori così easy. Vabbè,
Va bene, dicevo, allora ci possiamo anche salutare qui, ragazzi. Vi ho detto purtroppo episodio un po' corto, però preferisco ricominciare eventualmente con un altro episodio. Prima, ripeto, l'ho fatto velocemente perché speravo di essere magari nella zona dove eravamo morti per recuperare magari velocemente gli oggetti. Invece non è stato così, quindi alla fine abbiamo fatto bene a rinascere così lo. Ricominciamo con un po' più di calma e attenzione. Io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!